Ben ritrovati. Questa sera parliamo di piratesse. Siamo abituati a vedere nei film di Hollywood, tipo quelli dei Pirati dei Caraibi, appunto, tutta una serie di donne pirata molto abili con le armi e anche molto belle e sexy. Ebbene, nella storia ci sono tanti casi concreti di donne che veramente si sono date alla pirateria e che sono passate alla storia proprio per il ruolo fondamentale che hanno avuto negli scontri navali della loro epoca. Stasera vi voglio parlare di una francese, anzi di una bretone per precisione. Lei è Jeanne de Belleville, nasce attorno al 1300 in Bretagna da una famiglia nobile locale. Si sposa per due volte, ma tutte le prime due volte rimane vedova molto presto. In terze nozze sposa il nobiluomo Olivier de Clisson. Attorno al 1340 siamo proprio agli inizi della famosa guerra dei cent'anni e Olivier de Clisson va a combattere gli inglesi e gli viene affidato il comando della città di Vannes. Clisson viene sconfitto in battaglia e addirittura viene fatto prigioniero. Dovete sapere che all'epoca funzionava in questa maniera tra i nobili. Quando venivi fatto prigioniero, poi potevi essere riscattato, cioè pagando una somma di denaro, per poter tornare libero. E Olivier de Clisson chiede appunto di poter essere riscattato e la somma è piuttosto bassa. Il fatto appunto che la somma sia bassa, unita al fatto che Vannes è stata difesa molto male, fanno nascere molti sospetti nella corte del re di Francia, che è Filippo VI. E il grande accusatore Charles de Blois lo accusa di aver venduto Vannes agli inglesi. Viene messo su un processo che ovviamente è solamente indiziario, non c'è lo straccio di una prova, ma nonostante questo viene condannato e viene decapitato e la sua testa portata in giro per la Francia per mostrare che cosa succedeva ai traditori. Jeanne de Belleville, adesso Jeanne de Clisson, la prende molto male, trova che il marito sia stato trattato in maniera veramente ingiusta dal re di Francia e soprattutto da Charles de Blois. Che cosa fa questa donna? Invece di fare la vedova e passare il resto della sua vita a tirare su figli e nipoti, Jeanne de Belleville vende tutte le terre di sua proprietà e dopo che le ha vendute si compra tre navi da guerra. Queste tre navi da guerra praticamente le rende subito riconoscibili perché in un'epoca in cui le vele più o meno erano tutte di colore bianco le fa dipingere tutte di colore rosso. Inoltre l'ammiraglia di queste tre navi, quella su cui lei risiede e comanda personalmente, si chiama La Mia Vendetta. Infatti Jeanne inizia a fare la piratessa e a bloccare e a inseguire tutte le navi francesi che trova lungo la costa della Bretagna. Praticamente diventa un'alleata degli inglesi nella guerra dei cent'anni. E diventa un'alleata talmente brava che inizia subito la leggenda della leonessa sanguinaria. Questo è il nome che Jeanne de Belleville prende con i suoi atti di pirateria. Ogni nave che lei prendeva o che affondava, insomma, con la quale veniva in contatto una nave francese, la prima cosa che faceva lei era prendere l'equipaggio, cercare tra l'equipaggio se ci fossero dei nobili, e nel caso ci fossero dei nobili francesi, li decapitava immediatamente lei personalmente con un'enorme ascia. E questo appunto le valse il soprannome di Leonessa Sanguinaria, unita al fatto che non fu mai sconfitta in battaglia. Anzi, a un certo punto si trovò a comandare una flotta molto più grande delle sue tre navi, perché gli inglesi si fidavano di lei a tal punto che era diventata una sorta di comandante della flotta britannica. A un certo punto, dopo 13 anni di questa vita, anche lei si stufa e dopo tanti nobili decollati decide che è ora di basta e quindi si fidanza e poi si sposa con un lord inglese che aveva conosciuto appunto perché lui era un comandante di navi e ne aveva conosciuto appunto durante queste sue scorrerie navali e si ritira in Inghilterra a fare la madre di famiglia praticamente.
Non è un caso isolato, Jeanne de Belleville, anzi ci sono anche molte altre donne che assurgono agli onori della cronaca per i loro atti di pirateria. Una di queste è Maria Lindsay, che era un inglese del XVIII secolo, che un giorno in una taverna sente parlare di pirateria da un giovane, un certo Eric Cobham, che in una taverna si sta vantando di essere un pirata, si innamora immediatamente di questo giovane che da questo eloquio così brillante dal bel volto, e dopo neanche tre giorni sono sposati e fanno i pirati per il resto della loro vita, o meglio, lo fanno in America, quindi si spostano dall'Inghilterra e vanno ad assalire navi lungo la costa americana. E diventano i Bonnie e Clyde praticamente della pirateria del XVIII secolo. Avevano degli hobby particolarmente sanguinari, tra cui quello di uccidere sempre il capitano della nave che avevano depredato, utilizzandolo come bersaglio per le loro gare di lancio col pugnale. A un certo punto si ritirano, vanno in Francia a fare i pensionati, ricchissimi, lui diventa addirittura un magistrato locale, ma lei, Maria, non abituata a non fare più la piratessa, si annoia della vita da nobildonna di campagna, diciamo così, e un giorno si suicida buttandosi giù dalla scogliera. Eric è sconvolto da questo fatto, decide di scrivere tutta la loro storia e affidare a un sacerdote il manoscritto, a patto che lo pubblichi solo dopo la loro morte, e così noi conosciamo la loro storia. Grazie, arrivederci.